sera abbiamo il piacere di degustare due cuvée di Laurent Perrier e le abbineremo con dei grandi formaggi e dei prosciutti made in Italy. Per noi che siamo un'azienda francese che fa prodotti di eccellenza è fondamentale poterci abbinare con il food italiano, col made in Italy e con le eccellenze italiane nel mondo del food. Crediamo tantissimo nell'abbinamento cibo-vino e crediamo tantissimo nell'abbinamento tra il vino, lo champagne e l'intrattenimento. La Laurent Perrier nasce nel 1812, è stata rilanciata dal signor Bernardo Denoncourt nel 1949 e tuttora è un'impresa familiare. Laurent Perrier è la quarta azienda a livello quantità di Maison Champagne e la terza a livello valore. Il gruppo Laurent Perrier è tutto dedicato al mondo dello champagne. L'azienda è rimasta in campagna, a 25 km da Reims, in mezzo ai vigneti nella zona delle Grand Cru di Pinot Noir. Noi abbiamo l'eleganza nella semplicità. I prodotti sono sette cuvée, ciascuna ha il suo filo conduttore che è una predominanza di Chardonnay, che dà l'eleganza e la tenuta nel tempo, visto che il Chardonnay si sviluppa molto lentamente nel tempo. Poi abbiamo naturalmente il Pinot Nero in tutte le cuvée, che dà la componente di vinosità. La prima cuvée che abbiamo abbinato stasera è la cuvée Brut non millesimato. È un po' il biglietto di visita della casa. È la cuvée che si produce in più grandi numeri e che deve sempre essere di qualità. 50% di Chardonnay, 35% di Pinot Noir e 15% di Pinot Meunier, che è l'uva che usiamo solo in questa cuvée. Ha un invecchiamento di 48 mesi in bottiglia, che la legge in Champagne prevede un minimo di 15 mesi, ma questi 48 mesi sono voluti dalla Laurent Perrier perché c'è questo percentuale altissimo per una cuvée non millesimata di 50% di Chardonnay. È una cuvée complessissima da creare, perché dentro queste tre vitigne entrano 25 qualità diverse, qualche volta 50, e tre annate di vini di riserva. La base è di un'annata 2009 e poi abbiamo dei vini di riserva fino al 25% del 2007 e del 2008 per dare sempre una continuità a questo prodotto. Lo champagne rosé è un po' l'icone dello champagne rosé nel mondo dello champagne e anche naturalmente alla Laurent Perrier. Questa cuvée rosé è molto particolare, il flacon si chiama Enrico IV, un flacon storico. Questa cuvée rosé è 100% Pinot Nero, è un assemblage di due annate, ma l'insieme è invecchiato 5 anni in bottiglia. È una qualità un po' più vinosa del precedente, visto che il Pinot Nero è a 100%, e come profumi abbiamo i profumi che ricercano tutti quando si fa il rosé, questo leggero profumo di frutta di bosco. Poi naturalmente il corpo è dato da questo Pinot Nero a 100%.